Si è tenuta ieri la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Isernia, inizialmente presieduta dal consigliere Pietro Paolo Di Perna. Dopo la convalida degli eletti, il sindaco Giacomo D'Apollonio ha prestato giuramento con la consueta formula di rito, che prevede la dichiarazione di lealtà verso la Costituzione e le leggi dello Stato e l'impegno ad agire per il bene di tutti i cittadini. Sindaco D'Apollonio, oggi il primo consiglio comunale, con quali prospettive si parte? Ma è un consiglio comunale che è un po' il primo giorno di scuola per tanti, perché molti consiglieri sono nuovi, neofiti della politica, e questo è un segno positivo che ci dà tanto entusiasmo nuovo, ci porta qualche elemento di novità. Io lo sto facendo con grandissimo entusiasmo. In questi giorni che hanno preceduto il consiglio comunale mi sono un po' immerso nelle problematiche così di carattere generale del comune e ho potuto veramente constatare che ci sono tante criticità, tanti nodi da sciogliere, tante problematiche, però insomma ci sacrificheremo per la nostra comunità e l'impegno che abbiamo preso. Adesso con una squadra che andremo poi a comporre definitivamente nei prossimi giorni potremo cominciare a dare anche le prime risposte. Ecco, ha composto la sua squadra composta da 7 assessori, con quali criteri? Criterio molto semplice, quello intanto di premiare le liste che mi hanno accompagnato al primo momento, dando atto dello sforzo che hanno fatto per poter raggiungere il traguardo del risultato elettorale. È una scelta dettata solamente da un fatto oggettivo, cioè io ho preso come punto di riferimento quelli più eletti, cioè mi sono basato esclusivamente sul risultato elettorale per dare più oggettività alla mia scelta. Quindi ho scelto i più votati di ogni lista e ho composto la giunta, ho composto questa squadra che è molto giovane, nessuno ha mai fatto parte di precedenti esecutivi, quindi c'è uno spirito completamente nuovo, però sono persone che non sono sprovvedute, che sanno quello che fanno, avranno dei punti di riferimento anche in staff tecnici che noi stiamo organizzando, quindi insomma credo che potremo lavorare bene con l'entusiasmo giusto. Come verrà individuato invece il Presidente del Consiglio? Quali criteri? Il Presidente del Consiglio sarà scelto da quella, non è opera mia, sarà scelto dal Consiglio Comunale. Adesso ci sono due elezioni, due tornate elettorali, ci vorranno i 2/3 dell'Assemblea per eleggerlo. Noi chiaramente ci sono dei nomi sui quali si è discusso, adesso insomma vedremo le scelte che i consiglieri faranno. Lombardozzi, primo consiglio comunale, il sindaco giurato, sensazioni, umori e previsioni? Ma io penso che stiamo partendo con il piede più giusto, penso. Il nostro impegno era quello di dare un governo alla città e credo che tutto andrà per il meglio. Avete avuto incontri con la maggioranza in quanto esponente di maggioranza, aperture in questo senso sicuramente a quella che è stata definita non minoranza ma opposizione. Ma giustamente è così secondo me, perché l'opposizione si fa sui problemi, la minoranza giustamente significava una diminuzione. Il confronto ci sarà ovviamente sul problema, l'opposizione se li condivide voterà, se non li condivide non voterà. Raimondo è il più votato tra i consiglieri comunali, sia di maggioranza che minoranza, un dato di fatto, non si può negare. Oggi consiglio comunale, giuramento e si è fatta una precisazione, questa si chiamerà posizione ma non minoranza, cosa vuol dire? Diciamo che eravamo partiti con i buoni propositi, vediamo come andrà anche l'elezione del Presidente del Consiglio. Noi la nostra disponibilità al Sindaco l'abbiamo data, anche perché vedendoci di fronte capiamo che avrà serie difficoltà a terminare la consigliatura per ben 5 anni e già sappiamo che questa qua Isernia sarà terra di scontro per le prossime regionali e quindi avrà il suo gran da fare il neo Sindaco Giacomo D'Apollonio. La disponibilità da parte nostra c'è tutta, anche se sarà un po' difficile perché lui ha chiesto discontinuità del passato e Isernia ha ben 7 assessori, mi sembra essere partita assolutamente col piede sbagliato,
Oggi dappertutto si va verso una spending review, si va verso una riduzione dei costi, invece a Siena è stato fatto il contrario. È un vero e proprio record, perché abbiamo un assessore ogni 2,8 consiglieri di maggioranza. Infatti 7 forse sono un po' tanti? Assolutamente sì, se facciamo la proporzione Roma ne ha 9, a voi la risposta.